Buon inizio di giornata e bentrovati a Prima Notizia, il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa e web e alle prime informazioni dalla Basilicata. In primo piano oggi c'è l'emergenza coronavirus come sempre, stamane screening a tappeto al centro dei Padri Trinitari di Venosa, 200 le persone da sottoporre a tampone tra ospiti e operatori sociosanitari. Intanto a livello regionale cresce il tasso di positività e il numero dei ricoveri, soprattutto anche quello dei contagi. Torneremo a parlare della tratta delle badanti, così come messo in luce dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza. Passeremo poi alle amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre, 803 i candidati totali, mentre 57 quelli alla carica di sindaco. Infine il calcio di Serie C con la sconfitta del Potenza ieri contro il Foggia. Ma iniziamo subito con l'emergenza coronavirus e facciamo il punto nel servizio di Mariolino Targiacomo. Sarà una mappatura a tappeto per un totale di 200 persone da sottoporre a test molecolare. La situazione al centro di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa continua a destare preoccupazione, con oltre 60 casi da verificare con tampone. Dopo i 52 casi positivi, 48 ospiti e 4 operatori, tutti vaccinati ma asintomatici, sono emersi infatti nei giorni scorsi ulteriori 9 contagi da tampone rapido. Positività che ora andranno confermate con il monitoraggio dell'ASP sull'intera popolazione dell'istituto. Intanto, dall'ultimo bollettino, la curva dei contagi a livello regionale non migliora, con positività in aumento dal 4,2% al 5%, frutto dei 40 nuovi casi sui 791 tamponi. Di questi, 34 riguardano residenti lucani, 5 positività nella sola Policoro, 3 a Montalbano Ionico, 3 a Palazzo San Gervasio, 4 a Venosa, 2 a Viggiano. In calo i guariti, quelli odierni sono 21, di cui 19 residenti. Anche il numero dei ricoverati negli ospedali lucani cresce, passando da 43 a 48, con 3 persone in più nella terapia intensiva del San Carlo di Potenza e 10 in pneumologia, 14 invece quelli ricoverati nel reparto di malattie infettive al Madonna delle Grazie di Matera e 3 in pneumologia. I casi attuali in Basilicata salgono a 1.387. Capitolo vaccini. Ad oggi sono oltre 734.000 le dosi somministrate ai lucani, quasi 347.000 le persone sin qui immunizzate. Ricordiamo che dal 1° settembre la campagna vaccinale è libera per gli over 12 anche in vista del ritorno a scuola il 13 settembre. Iniziamo la nostra rassegna stampa, come di consueto, partendo dalla prima pagina della Nuova del Sud. Di oggi l'apertura è dedicata alle elezioni amministrative a Melfi, partita doppia, Rio Nero, corsa incertissima, sfida fratricida a Lauria. Nelle pagine interne ci sono tutte le liste dei 26 comuni lucani al voto, tutte le liste appunto e le sfide dei comuni lucani. A Pisticci Laverri prova il bis. A Bernalda Tataranno contro gli ex compagni. Nel taglio centrale il punto di vista di Nino Grasso, l'immagine vergognosa di una ex regione modello. Inquinamento industriale e nuove leggi, mi ha smiattito. Il sindaco Scavone scrive al presidente del consiglio Cicala, subito provvedimenti, cittadini esausti. Nel taglio centrale la tratta delle badanti e le troppe colf in Basilicata che lavorano in nero, sono oltre 20.000 in regione con salari medi di 700 euro. Porte aperte ai profughi afghani, parliamo di accoglienza nei centri lucani, c'è comunque solidarietà, ma serve l'aiuto di tutti. Andiamo nel taglio basso, dove c'è l'emergenza Covid. Lo abbiamo sentito oggi, lo screening al centro dei Padri Trinitari. Degrado rete idrica, colabrodo e contrade per giorni a secco. Appello ad acquedotto lucano dei residenti di una frazione di Atella, Sant'Ilario. Poi spazio allo sport, gambe all'aria, Serie C il Potenza cappotta a Foggia per 4-1 con 3 gol in 6 minuti. Sempre in Serie C, nel calcio di Serie C, il Picerno un pari di prestigio contro il Catanzaro. Poi spazio all'automobilismo, weekend da dimenticare per Postiglione a Imola, 2 ritiri per il pilota Potentino. Infine il basket, l'Olimpia Matera rifiuta la Serie D e aspetta il ricorso del 14 per riottenere la C. Andiamo subito
Alle pagine interne, con l'approfondimento dedicato al Covid, screening a tappeto al centro dei padri trinitari di Venosa, a partire da oggi in 200 saranno sottoposti al test. La curva dei contagi a livello regionale non migliora, con un tasso di positività in aumento dal 4,2% al 5%, 34 nuovi casi tra i lucani su 791 tamponi processati. Nel taglio basso si parla di sicurezza e rientro a scuola previsto per il prossimo 13 settembre. Il problema è tutto sulle spalle degli istituti e dei dirigenti. L'allarme della UIL, l'attuale quadro è inapplicabile. Attendiamo il nuovo DPCM. Veltri della UIL Scuola Basilicata dice che gli istituti stanno facendo a gara per trovare procedure che limitino le responsabilità e diano una parvenza di gestione organica. Adesso voltiamo pagina e parliamo di accoglienza. La Basilicata, lo sapete, ha dato ospitalità a 74 profughi provenienti dall'Afghanistan arrivati nei giorni scorsi, ma non basta la solidarietà di associazioni e centri di accoglienza, serve l'impegno di tutti. Isabella D'Andrea. Sono arrivati venerdì scorso con due autobus dell'esercito. 74 profughi afghani scappati dal regime talebano sono stati accolti in alcune strutture associative e centri di accoglienza lucani. Dei 74 arrivati, 49 sono ospitati nel Potentino. Di questi, 6 appartenenti ad un unico nucleo familiare a Potenza, 29 divisi in 7 nuclei familiari ad Acerenza, 14 persone suddivise in due famiglie ad Abriola e 25 nel Materano, tra Tricarico, Cirigliano, Irsina e Miglionico. Ma non basta solo un tetto e la solidarietà di una singola fondazione o associazione, serve la collaborazione di tutti, perché si tratta di persone che hanno perso tutto e spesso non hanno niente, neanche un cambio d'abito, un asciugamano, le scarpe di ricambio. A lanciare l'appello, i volontari della Casa di Accoglienza San Francesco e Santa Chiara di Potenza, dove è stata accolta una famiglia di afghani composta anche da madre, un insegnante di geografia, il papà chirurgo addominale e 4 figli, arrivati in Italia senza un bagaglio, senza vestiti, eccetto quelli che hanno addosso. Per questo è necessario l'aiuto di chi può donare abiti, lenzuola, scarpe, generi alimentari e giochi, come se si trattasse di fare un regalo a un parente, e invece si sta compiendo un gesto di grande solidarietà. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Turni massacranti, costretti a dormire a terra e a versare una tangente da 100 euro, scoperta una tratta di badanti moldave con base logistica a Potenza. 6 le persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo regionale, di queste una appunto della Basilicata, accusate di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro. Almeno 16 viaggi tra due paesi ricostruiti dagli inquirenti, continue le intimidazioni, compresa la minaccia di farle prostituire in caso di diniego. I reati contestati sono appunto quello di tratta di esseri umani, ma anche intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I dettagli sono stati illustrati, i dettagli dell'operazione denominata Woman Transfer sono stati illustrati dal procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio. Alle donne costrette a lavorare a nero con turni massacranti veniva anche applicata, pensate, una tangente di 100 euro su uno stipendio minimo di 700 euro. E restiamo al tema, appunto, al fatto del giorno. In Basilicata ci sono oltre 20.000 badanti, molte però operano proprio in nero e con salari medi di 700 euro. E l'analisi di Pietro Simonetti del Centro Studi Sociali di Basilicata: gli interventi della magistratura non possono da soli risanare tutto il comparto, serve superare lo sfruttamento, le irregolarità e cambiare le condizioni di lavoro, ma soprattutto, secondo Simonetti, è necessario riattivare i centri per l'impiego con nuovo personale, ma soprattutto ridare linfa a quella che è l'Agenzia Regionale per il Lavoro, ARLAB, da 2 anni senza un vertice. Importante, appunto, dice Simonetti, avere una politica regionale del tutto assente in questa regione. Sempre sull'argomento interviene il segretario regionale della CGL Basilicata, Angelo Summa, che dice: la Basilicata è tra le regioni
regioni con l'indice più basso in spesa socio-assistenziale. Summa dice, insiste sulla piaga del lavoro nero e suggerisce appunto la necessità di intervenire attraverso una legge regionale che possa regolare il comparto e gestire appunto degli aiuti in favore delle famiglie meno abbienti. E restiamo all'argomento con il punto di vista di Nino Grasso, la tratta delle badanti in Moldave, immagine vergognosa di una ex regione modello, in riferimento appunto all'inchiesta della DDA di Potenza, ma con i risvolti politici del caso, appunto per quanto riguarda la gestione del settore. Grasso mette in evidenza quella che fu un'intuizione della precedente giunta regionale di creare un archivio appunto per poter registrare le badanti in arrivo in Italia, escludendo appunto la possibilità di intermediazioni illecite e quindi di sfruttamento del lavoro. E adesso voltiamo pagina e passiamo alle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre. Si parte da uno dei due capoluoghi con più di 15.000 abitanti, il primo è Melfi, il secondo è Pisticci. Melfi, appunto, una partita doppia, la città sceglie il sindaco, ma anche il futuro dei partiti. Ci sono tre candidati sindaco, il candidato sindaco del centro-sinistra, del centro-destra e del Movimento 5 Stelle, 5 le liste a sostegno di Luigi Simonetti, 6 le liste invece a sostegno di Maglione e una lista a sostegno del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle che nei giorni scorsi abbiamo visto essere diviso sulla scelta del candidato, della candidata sindaco Araneo, una scelta che ha provocato lo strappo all'interno del Movimento 5 Stelle, appunto, della città di Melfi. Nelle pagine interne, come vi dicevamo in apertura, ci sono tutte le liste e con tutti i candidati, non solo i candidati sindaco ma anche i candidati alla carica di consigliere, di tutti e 26 i comuni lucani al voto, ricordiamo 20 nella provincia di Potenza e 6 in quella di Matera. Questa è la pagina appunto doppia dedicata alla città di Melfi. Passiamo qui a Rio Nero, dove sono invece 5 i candidati alla carica di primo cittadino, corsa incertissima, quasi una partita a scacchi, ufficiali i 5 candidati, Libutti, Di Nitto, Iosca, Asquino e Locoro. Andiamo adesso alle pagine interne, siamo a Potenza, senza acqua per giorni, solo raddoppia la rete idrica di Borgo Sant'Ilario, cittadini alle prese con i continui guasti alle condutture e le conseguenti interruzioni del servizio, non ultimo quello di questi giorni che ha costretto gli abitanti della frazione di Atella a rimanere con i rubinetti chiusi per 2 giorni. Adesso cambiamo argomento, il teatro itinerante per i più piccoli si rimette in moto con Faccio Storie, filo diretto tra pubblico e artisti, due gli eventi dei giorni scorsi a Potenza a cura di Rete Teatro 41. Alessandro Panuccio. Famiglie, bambini e bambine sono tornate a teatro grazie a Faccio Storie, la rassegna itinerante che porta in giro 4 spettacoli originali prodotti dalle compagnie teatrali lucane riunite nel network Rete Teatro 41. Dopo Matera e Satriano di Lucania, tappa anche a Potenza, al porticato di Juplaz in via Tirreno, 2 appuntamenti dedicati alle famiglie. Prima Bestiario Materano di Compagnia Teatrale Petra e Basilicata 1799, poi Stupori della Compagnia Teatrale L'Albero SD Oltredanza e Il Diario di Sofia di Gomma Lacca Teatro. La seconda edizione di Faccio Storie è un modo per ritrovare il contatto con i più piccoli. Ci sono delle massime, degli insegnamenti che sono molto ma molto più importanti di, non lo so, di letterature intere, perché sono un condensato di questioni e quindi conoscerle significa anche imparare moltissimo. Ad aprire gli spettacoli Bestiario Materano di IAC Centro Arti Integrate, una curiosa raccolta di favole della tradizione popolare rivolte a bambini e bambine dai 6 anni, in cui gli animali, protagonisti, raccontano di una città di pietre di un tempo lontano, in un'alternanza di italiano e misteriosi suoni di una lingua antica, con la regia di Andrea Sant'Antonio.
Allora, questo è uno spettacolo nuovissimo che presentiamo, abbiamo cominciato a presentare da giugno di quest'anno ed è una proposta di favole materane, della tradizione materana, che vengono raccontate sia in parte diciamo in lingua dialettale e in parte in lingua italiana, con un'alternanza di suoni e di lingue. È particolare diciamo, la nostra presenza qui proprio a Potenza perché quello che si sente sempre è questa sorta di rivalità tra le città di Matera e Potenza, invece con Rete Teatro 41 scommettiamo esattamente sull'opposto, sul fatto che fare delle proposte insieme possa significare anche mischiare, mescolare i linguaggi, mescolare le culture, le tradizioni e far conoscere agli altri quello che succede. Un modo per ripartire dopo quasi 2 anni di stop e non senza un filo di polemica verso lo scarso interesse delle istituzioni regionali. La rassegna è un modo per abitare gli spazi, appunto per rivivificare quel rapporto con le comunità ed è una rassegna che si sostiene unicamente sulle proprie forze, dato che come oramai è molti sanno, negli ultimi 2 anni abbiamo visto una mancanza da parte dell'ente regionale rispetto al supporto al teatro, allo spettacolo dal vivo in generale, alla cultura e Rete Teatro 41 in questi anni ha creato una serie di occasioni e ha creato un proprio tesoretto e questo tesoretto oggi ci è utile per sostenere questa rassegna che fa lavorare non solo le compagnie socie ma anche collaboratori esterni e fa muovere un indotto che come sempre la cultura riesce a muovere, quindi siamo doppiamente contenti di essere qui e ringraziamo il pubblico per il sostegno che ci sta dando, che ci ha dato fino a qui. Adesso passiamo al calcio di Serie C, siamo alla doppia pagina dedicata alla sconfitta del Potenza a tracollo improvviso, i rossoblù cedono di schianto a Foggia la pesante sconfitta per 4-1 dello Zaccheria, matura in appena 6 minuti dal 69esimo. Al 75esimo ci sono tutti i commenti a caldo del match di ieri, è un deciso passo indietro, mister Gallo non accampa scuse, un brutto approccio è troppe, sbavature, zampa rallenta, troppo la manovra, il pari di Riccio a inizio ripresa, illude Lucani che cappottano dopo le reti di Peterman, Mercai e Curcio. Per tutti i dettagli, gli approfondimenti e le pagelle vi invitiamo a leggere pagina 24 e 25 della Nuova del Sud di oggi. Nelle pagine successive invece c'è il match del Picerno, frena la corazzata, i rossoblù all'esordio casalingo strappano un pareggio al cospetto del quotato Catanzaro, il match del Viviani finisce a reti inviolati nel finale di partita, Albertazzi con una parata strepitosa conserva lo 0-0 negando il gol a Bombagi, un punto che vale tantissimo secondo il DG greco. Adesso vediamo insieme qual è il tempo previsto per oggi con gli esperti di Meteo7. Sì, cari amici ed amiche della Nuova TV, una buona mattinata a voi tutti. Oggi lunedì 6 settembre 2021, dopo un fine settimana con rovesci e temporali che hanno interessato diverse zone della nostra regione, con accumuli anche a doppia cifra, anche oltre i 30 mm nelle zone del Melandro, Alta Val d'Agri, zone di Pesco Pagano, Muro Lucano, quindi a confine con il Salernitano. Questo inizio settimana vedrà ancora dell'instabilità termoconvettiva, soprattutto durante le ore pomeridiane, quindi ancora rovesci e temporali, questo fino almeno a mercoledì. Per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 6 appunto, avremo cielo poco parzialmente nuvoloso al mattino, però durante le ore pomeridiane, come dicevo, avremo un peggioramento del tempo per la formazione di nubi cumuliformi che sfoceranno in rovesci e temporali, soprattutto nella zona centro-meridionale della regione. Probabilmente le zone più colpite saranno il Lago Negrese e le zone del Pollino, ma un po' tutta la regione potrebbe essere a rischio rovesci, con anche la possibilità di locali forti fenomeni, quindi forti rovesci. Per quanto riguarda le temperature, a minime di 14 gradi su Potenza, 16-17 gradi su Matera, per quanto riguarda le massime 23-24 gradi su Potenza, 26-27 gradi su
Matera, i venti debole di direzione variabile, mari, poco mosso il Tirreno, mosso il Marione. Come dicevo, ancora instabilità nei prossimi giorni e da media settimana avremo un rinforzo dell'anticiclone, rinforzo che comunque si farà più sentire sulle regioni centro-settentrionali. Infatti al sud resisterà probabilmente una certa instabilità pomeridiana che si farà sentire probabilmente soprattutto all'estremo sud e sulle isole maggiori. Ovviamente per le previsioni per i prossimi giorni vi invito a seguire le previsioni che saranno di volta in volta emesse qui sulla Nuova TV e anche sul nostro sito meteo7.it. Ebbene amici, io per il momento mi fermo qui, un saluto da Davide Di Santo e ancora una volta dallo staff di meteo7.it. Adesso passiamo alla prima pagina del quotidiano del Sud, edizione Basilicata. Rogo nella discarica, idrante non collaudato, poteva ridurre i danni. Primi retroscena sulle fiamme nella struttura di Matera, non sarebbe stato provato e consegnato nei tempi giusti dall'ufficio tecnico alla Martella. Si parla qui anche di emergenza Covid, lieve aumento dei contagi, preoccupa il focolaio di Venosa, nuovi test ai trinitari, anche qui lo sport, Zeman cala il poker per il Potenza, si fa subito notte. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a fra poco. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Ristrutturazioni chiave in mano con noi. Eccellenza qualitativa, la garanzia di affidare ogni fase, processo e lavorazione a noi, la chance di avere una ristrutturazione sartoriale con il massimo della convenienza e del comfort. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero, via Siena 4 a Potenza. Telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620. Parco Tompagnulo a San Cataldo di Bella, nuova gestione. Immerso nel verde, il Parco Tompagnulo offre vasti spazi per grandi e piccoli, un servizio professionale attento alla cura dei dettagli con la possibilità di usufruire di una consulenza completamente gratuita per progettare ogni tipologia di eventi privati di alto livello. Parco Tompagnulo aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena. Pranzo su prenotazioni, per informazioni 349 34 44 066. E torniamo alla nostra rassegna stampa con le pagine interne del quotidiano del Sud, edizione nazionale. Si parla di emergenza Covid, patto di garanzia per le vaccinazioni nei paesi fragili. Speranza, il ministro Speranza tona e dice: oggi ci sono diseguaglianze purtroppo molto forti. Smart working nella pubblica amministrazione resterà per il 15% dei dipendenti. Il ministro Brunetta dice: vorrei che la burocrazia accompagnasse la crescita. Siamo sempre al quotidiano del Sud nazionale. Green Pass per vaccini e scuola, settimana clou. Sardegna, Calabria rischiano di raggiungere la Sicilia in zona gialla. Richiamo di Mattarella: non vaccinarsi si mette a serio rischio la vita degli altri. Al momento i dati si mantengono stabili, 49 decessi in 24 ore.
Andiamo adesso alla prima pagina del Corriere della Sera. Arriva il Green Pass esteso, Mattarella, chi non si vaccina limita la libertà altrui, rigore contro i violenti, entro un mese in vigore l'obbligo per i lavoratori, il G20 a Roma, patto per aiutare i paesi più poveri. La Repubblica, Mattarella sferzata ai Novax, non si invoca la libertà per sottrarsi al vaccino mettendo a rischio la vita degli altri e chiede sanzioni severe per le violenze a Roma, il G20 dei ministri della sanità sulla pandemia, immunizzare i paesi più poveri o non riusciremo a fermare il Covid. C'è poi uno spazio dedicato alla politica, tregua Salvini-Meloni, nucleare verde, la Lega con Cingolani, in pancia c'è il reportage tra le donne coste di Kabul. La Stampa, così cambia il reddito di cittadinanza, Mattarella vaccini, vaccinarsi è un dovere civico per tutti quanti, c'è poi l'analisi 4 punti per una ripresa di Carlo Cottarelli, di pancia c'è la fotonotizia, Tokyo 2020, ma adesso non dimenticatevi di noi, ci sono tutti gli atleti premiati con le medaglie a Tokyo. Libero, la Meloni a tutto campo, apertura dedicata alla politica nazionale, o destra o sinistra, basta con gli inciuci. La leader di Fratelli d'Italia dice servono 2 schieramenti, la parola centro porta ad ammucchiate, Draghi al colle, il vantaggio è che si andrebbe a votare. Nel taglio centrale gli scritti inediti della giornalista Oriana Fallaci, Europa meretrice dell'Islam. Il giornale, doccia fredda, addio taglio delle tasse, il ministro Franco ammette IRPEF e cuneo fiscale, interventi solo nel 2022, Salvini e Meloni di nuovo insieme contro il reddito di cittadinanza e un vertice a sorpresa rilancia il centrodestra. Il Fatto Quotidiano, leali a Draghi ma dipende da cosa fa e no al nucleare, Conte alla festa del fatto, obbligo vaccinale solo extrema ratio. Il Messaggero, lavoro, il piano del governo, basta disparità tra il nord e il sud dell'Italia, la riforma indica i livelli di prestazione minimi, faro sull'assegno di ricollocazione, Franco, taglio del cuneo fiscale e mini riforma dell'IRPEF, la crescita verso il 6%, nel taglio centrale la fotonotizia dedicata all'Italia, occasione sprecata, solo un pari contro la Svizzera. Il Sole 24 Ore, prima casa torna la domanda, tra mutui e aiuti, ma il rebus fisco, attese positive sul mercato anche in vista del pacchetto giovani, cortocircuito sull'agevolazione tra entrate e cassazione, si parla anche di Green Pass a scuola, controlli in 2 click, ecco la piattaforma. Italia Oggi, in rete si paga con la privacy, il decreto che attua la direttiva 2019 dell'Unione Europea che sdogana i contratti di fornitura di servizi digitali a fronte di dati ceduti dal consumatore e si rafforzano le tutele. La Gazzetta dello Sport, Italia, altro pari, Svizzera, sprechi da record, niente panico, il Qatar non è un miraggio. Ovviamente la stessa apertura con la stessa immagine è dedicata dal Corriere dello Sport, gli azzurri falliscono diverse occasioni e un rigore con Jorginho buttata via, l'Italia spreca pari con la Svizzera in salita la strada verso il Qatar. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata, arrivederci.